Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Commentario con l'aiuto dello storico Carlo Greppi. Vorrei tornare al libro che abbiamo alle nostre spalle, il Mein Kampf. In una delle prime immagini del nostro documentario vediamo dei giovani tutti assiepati attorno a una copia a leggerlo avidamente. Professore, che ruolo ha avuto effettivamente quel libro simbolo? Il Mein Kampf a leggerlo oggi è puro delirio cospirazionista, peraltro particolarmente illeggibile. C'è da dire che se lo vediamo in termini deterministici un po' dalla fine è impressionante la diffusione che ha avuto e quanto ha contribuito a diffondere idee d'odio e come dire, i progetti in fondo che Hitler aveva avuto fin da sempre. Il libro viene pubblicato nel 1925 dalla casa editrice del partito, dettato precedentemente ai compagni di prigionia. La prima tiratura è di 10.000 copie, poi dopo qualche anno ne avrà già vendute 200.000, ma poi si arriva a milioni di copie solo dopo che il Partito Nazional Socialista ha il successo elettorale. Sappiamo che questo avviene solo grazie alla crisi del 29 fondamentalmente, per cui nei primi anni rimane un libro che ha una buona circolazione, ma non è ancora nelle mani di tutti i tedeschi. Io ricordo una dozzina di anni fa al museo di storia tedesca di Berlino, di aver visto questa mostra molto impressionante che si intitolava Hitler e i tedeschi, che tra le altre cose analizzava proprio quanto alla fine, appunto negli ultimi 12 anni della presa del potere, il Mein Kampf fosse veramente come il Vangelo, appunto in una cultura religiosa presente sostanzialmente in tutte le case. Ecco, lì dentro tutta la violenza che poi ha sprigionato il nazismo fin dai primi giorni, dalle prime ore dopo la presa del potere, c'era già tutta. Era già tutta scritta, ecco.